Buongiorno a tutti, siamo la Double Entry e noi abbiamo deciso di creare un'applicazione che si chiama Fitbull. È appunto un'applicazione incentrata sull'alimentazione, quindi anche il fitness e la sicurezza appunto degli esercizi che si andranno a svolgere. Noi abbiamo rilevato il bisogno di creare un'applicazione incentrata sul fitness e sull'alimentazione, in quanto siamo un gruppo di sportivi che quando ci alleniamo comunque abbiamo sempre il bisogno di avere nuovi esercizi e avere un piano alimentare corretto. Inoltre abbiamo scelto di inserire all'interno dell'applicazione dei supporti che ti dicano se stai sbagliando comunque l'esercizio, per avere la sicurezza di non farsi male. Come innovazione all'interno della nostra applicazione di inserire degli ARMS Legs Tubular Bluetooth, che sono delle fasce che comunque rilevano le posizioni scorrette dell'utente, in modo tale che se dovesse comunque eseguire un esercizio errato, sullo schermo del device appare comunque la notifica che stai sbagliando. Inoltre un'altra innovazione è il Tapirulan con un visore 3D che consente all'utente di giocare comunque a dei mini giochi durante l'allenamento, in modo tale che ci si possa divertire in compagnia. Noi abbiamo pensato di creare questa applicazione perché comunque non tutte le persone hanno la possibilità di andare nelle palestre, e appunto abbiamo creato l'applicazione per comunque far svolgere alle persone degli esercizi quotidianamente a casa. A causa della pandemia le app di sport sono comunque diventate fondamentali e sono entrate nella vita di tutti, quindi noi abbiamo deciso di comunque far svolgere gli esercizi in maniera corretta a tutte le persone, e comunque pensiamo che nel futuro comunque le persone potrebbero utilizzare comunque questa applicazione per appunto la mancanza del tempo comunque che si sovrappone con il lavoro. Nell'ultimo anno il progetto Life Screen, la vita attraverso lo schermo, per noi ha rappresentato un impegno e diciamo che ha responsabilizzato il nostro gruppo, facendoci imparare a appunto lavorare come un vero team